Ciao a tutti cari amici del segno della bilancia, eccoci qui in mia compagnia. Vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale attivando le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Oggi siamo qui per conoscere le vostre previsioni, il vostro oroscopo per il mese di aprile 2022. Vi ricordo che queste sono previsioni, è un oroscopo generalizzato, generale, quindi non può valere per tutti. Per quello ci sono i miei consulti privati di cartomanzia, vi lascio qui sotto tutto nel box informazione. Benissimo, incominciamo questo oroscopo pescando la prima carta di 5, prendendolo dai mazzi dei tarocchi, vari oracoli e le sibille. Vediamo un attimino la prima carta per voi. Vediamo quali sono le energie di contorno. Allora, abbiamo la carta dei sentimenti sinceri. Beh, sicuramente questa è un'ottima carta, un'ottima energia. Energia comunque che denota dei rapporti con altre persone che sono comunque basate sulla sincerità, sono basate sulla fiducia. Voi, ma anche le altre persone, potrete comunque avere fiducia in maniera reciproca, potrete creare anche dei nuovi rapporti amorosi, di amicizia, anche di collaborazione lavorativa improntati sul rispetto, sulla collaborazione, sulla condivisione, ok? Riuscirete sicuramente a esprimere i vostri sentimenti e le vostre emozioni apertamente, ok? Potreste anche ricevere un dono, un'offerta, una proposta in uno o più ambiti della vostra vita che sicuramente già dall'inizio ha buone basi per essere affrontata in maniera molto molto appunto positiva e ha delle ottime basi per creare qualcosa di concreto da portare anche avanti per lungo tempo. Ripeto, qua non solamente nell'ambito amoroso, ma anche in amicizia, sentimentalmente parlando, in famiglia, ma anche dal punto di vista di collaborazioni lavorative ed magari qualche questione dal punto di vista economico. Ok, quindi sicuramente qua è bellissimo. Vediamo, andiamo avanti. Allora, con i tarocchi. Abbiamo la carta del 9 di denari. Questa è una carta veramente bella, secondo me, dal mio punto di vista, è una delle più belle del mazzo. Vivrete momenti, vivrete un mese di fioritura. Guardate perché qua abbiamo i fiori e qua abbiamo il fiore. Quindi avrete la primavera dentro e fuori di voi. Ok? Qui c'è sicuramente il fatto di fiorire o comunque far fiorire un progetto, far fiorire, far evolvere un rapporto, anche iniziare un rapporto molto molto bello. Starete bene soprattutto con voi stessi, avete tutte le carte in tavola per creare un qualcosa in uno o più sfere della vostra vita. Riuscirete ad arricchire con nuove sfumature, appunto la vostra esistenza e godrete, di tutte le bellezze che la vita vi riserverà durante questo splendido mese. Quindi è un mese veramente in cui la creatività sprizzerà, da tutti i vostri pori e ci saranno tante tante soddisfazioni, soprattutto nell'ambito, dei sentimenti. Sentimenti sinceri, sentimenti veri, sentimenti profondi da condividere con le varie persone della vostra vita. Ok? Quindi bellissime carte queste. C'è proprio la primavera. Anche perché comunque ad aprile è comunque primavera, quindi è un ottimo mese questo, eh. Abbiamo poi il bambino.
un'altra carta che denota qualcosa che nasce, ok? Qualcosa che si sviluppa. Ovviamente qui non posso parlare di salute, però se la carta me l'indica, qua potrebbe esserci un concepimento, una gravidanza, la nascita di un bambino. Qua potrebbe essere la nascita di un qualcosa a tutto tondo a 360 gradi in base anche alle situazioni che andrete a vivere nella vostra vita. Qua potrebbe esserci, visto che abbiamo i sentimenti sinceri, i nuovi denari, quindi i denari a che fare anche con l'ambito concreto, tangibile, terreno, potrebbe essere benissimo un qualcosa o dal punto di vista relazionale o dal punto di vista economico e professionale, quindi in più ambiti della vostra vita. Qua alcuni di voi riusciranno a prendere la vita con più giocosità, con più spensieratezza, riuscirete a governare comunque la vostra vita e ad essere padroni della vostra vita, quindi comunque è un ottimo mese questo, quindi non dovete per niente preoccuparvi. Però andiamo avanti con i tarocchi di Dior in Virtù, i tarocchi degli angeli. Cioè proprio l'innocenza, io proprio capto questa innocenza che c'è dentro di voi. Volete proprio pace, volete tranquillità e serenità durante questo mese e molti l'avranno questa sincerità e questa serenità, eh. Abbiamo la carta del carro, guardate, bellissima carta, una carta bellissima di progresso, di avanzamento, di successo, collegato all'arcangelo Metatron. È un traguardo importante che raggiungerete, ci sarà comunque forza di volontà, disciplina. Ci saranno anche dei riconoscimenti pubblici, dei premi, delle gratifiche. Potrebbe esserci anche un viaggio per lavoro, un viaggio anche proprio per svagarsi, per staccare comunque la mente. Ci sono degli sviluppi di una situazione in positivo. Quindi è un mese veramente molto bello. Guardate, è uscita un'altra carta così dopo 2 secondi. Il vento soffia e porta delle novità. Quindi questo vento di primavera soffia e giungeranno a voi novità molto molto belle, molto importanti per la vostra vita. Acchiappatele al volo perché è un mese ottimo per voi. Ok? E questi erano i messaggi, cari amici. Vi ricordo se vi va di iscrivervi al canale e attivare le notifiche attraverso la campanella in alto a destra. Ciao a tutti, alla prossima!